Il Taranto fatica ma vince contro un buon Sansevero, 2-1 il punteggio finale. Il primo tempo in apertura vede un Sansevero coraggioso che va subito al tiro al primo minuto con Favetta dal centro dell'area di rigore, neutralizza Pizzaleo ben piazzato. Sugli spalti ci sono oltre 3.000 paganti. Al terzo minuto ancora il Sansevero pericoloso, questa volta con Davide evacuo dal limite dell'area di rigore, gran tiro a mezza altezza sul quale risponde il portiere Pizzaleo deviando in calcio d'angolo. Il Taranto si vede per la prima volta dopo 10 minuti, bella combinazione, Russo in prota al limite dei 16 metri con in prota che effettua un tiro cross, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si spegne sul fondo. Il Taranto si fa pericolosissimo al 16esimo quando Genchi fa tutto da solo, si prepara il tiro e dal limite lascia partire un gran sinistro con il pallone che si stampa sulla base del palo. Sul capovolgimento di fronte al 17esimo, cross dalla destra di Natino, girata di testa di Favetta per il Sansevero, pallone di poco alto sulla trasversale. Niente più sino al 36esimo quando il Taranto si fa di nuovo pericoloso con Voltasio, il suo diagonale viene intercettato da Tricarico che per poco non insacca involontariamente la propria porta. Il Taranto sblocca il risultato al 43esimo sugli sviluppi del quarto corner della partita calciato da Marsili, il colpo di testa è di Manganelli che batte il portiere Mennella, la deviazione di Evaco sulla riga fatale è ininfluente. Taranto in vantaggio con il gol di Manganelli che segna così la sua seconda rete stagionale. Si va a riposo con il Taranto in vantaggio di un gol. Nella ripresa all'ottavo c'è subito il Sansevero pericoloso con un'azione a percussione, il tiro a botta sicura di Favetta è respinto quasi sulla riga di porta da Ammirati, pallone che poi termina in calcio d'angolo sugli sviluppi del quale giunge il gol del pari del Sansevero. Colpo di testa di Favetta sul primo palo e Pizzaleo è battuto e il Sansevero ottiene il pareggio. Taranto 1, Sansevero 1. E allora Cazzarò prova a dare più sostanza al reparto offensivo del Taranto, fuori in prota, dentro Esposito. Al 26esimo è proprio Esposito a fare da sponda per Russo, la cui conclusione di sinistro dal limite impegna severamente l'estremo difensore Dauno Mennella. Al 31esimo però c'è il gol che riporta il Taranto in vantaggio. Genchi inventa per Russo che scatta verso la porta avversaria, attende l'uscita del portiere e lo batte con un preciso diagonale. Taranto in vantaggio nuovamente, Taranto 2, Sansevero 1. Esce Russo colpito da crampi proprio in occasione dello scatto che ha portato al gol del 2-1, al suo posto entra Fonzino, a questo punto il Taranto è leggermente più abbottonato. Al 40esimo anche Voltasio è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco per crampi, al suo posto Gori ma non cambia l'assetto tattico. 6 minuti di recupero, il Taranto resiste e porta a casa 3 punti importantissimi.